Senta, sindaco, mi dicono, per quanto riguarda il città di Castello Calcio, di non guardare tanto alle frazioni piccole, ma di guardare ad una frazione in particolare molto più grande. C'è qualcosa di vero circa la possibilità eventuale che il Trestina possa mettere la casacca biancorossa? Beh, allora, ho azzardato troppo. No, ma qui non si azzarda nulla, né si. Perché ci sono dei rumor sempre più forti che ci fanno pensare questo. Beh, diciamo che qui non si giunge a nessuna conclusione perché la situazione è molto fluida. Io allora partiamo da un dato: Città di Castello non ha più la prima squadra, come è ben noto, proprio per i discorsi che facevamo prima, perché gli imprenditori che erano tenuti in piedi, onestamente, dopo tanti anni hanno tirato i remi in barca ed è comprensibile, anche se si dispiace molto. E noi abbiamo lavorato moltissimo a un progetto che io ritengo realista, ma anche ambizioso, che è quello di partire dai settori giovanili, perché Città di Castello ha molti settori giovanili di grande valore e con un numero cospicuo di ragazzini, giovani partecipanti, per costruire la prima squadra. L'anno prossimo avremo questo contesto nella nostra città, tanto per capirci. Abbiamo due o tre squadre della città in prima categoria, forse una in promozione, forse, un'altra in Serie B. Noi abbiamo lavorato su un'idea che era quella di unificare queste società di prima, di promozione, di prima categoria di promozione, proprio per fare un unicum e unire più realtà oggi differenziate, per fare un progetto ambizioso. Però è chiaro che queste realtà differenziate, per fare un progetto ambizioso, devono andare d'accordo fra loro. Questa è una condizione sine qua non. Se questo fatto non si verifica, non è che il Comune può costringere società diverse a mettersi assieme. Non lo può fare, non è neanche corretto farlo, ne prendiamo atto, ovviamente poi ognuno risponde alle sue scelte, perché l'amministrazione comunale ha molto lavorato su questo, poi quando sarà il momento ne parleremo in maniera dettagliata, molto dettagliata, e anche perché poi sarà giusto capire, insomma, dove sono le responsabilità, se un progetto di questo tipo che io ritenevo e ritengo importante non va avanti. Per il resto abbiamo una squadra in Serie D con una grande dirigenza, che è il Trestina. Ovviamente nessuno vuole strappare il Trestina ai trestinesi, ci mancherebbe altro, hanno fatto un lavoro meraviglioso. Io sono tifosissimo dei colori biancorossi, e non di quelli bianconeri del Trestina, però come si fa a non dire che questa squadra non rappresenta la città? Questa squadra, piaccia o meno, rappresenta la città, è in Serie D, è in Serie D. Mentre gli altri giocano, con tutto il rispetto, con la Pietralunghese, col Montone, con ancora più rispetto giocano con la Virtus San Giustino, con Selci. Questi hanno giocato con squadre di Trestina che erano in Serie A, per cui c'è un livello diverso, e cioè deve essere un apprezzamento diverso, perché indiscutibilmente è stato fatto un grandissimo lavoro. Quanto, e lo dico da chi per nato. Ma quanto c'è di vero? Perché stiamo parlando, credo, di un'eccellenza notevole del panorama calcistico umbro. Il presidente Leonardo Bambini ha da sempre fatto da collante per una dirigente di altissimo livello. Sì, no? Certo.